Ieri si è svolta un'amichevole estiva. Le amichevoli estive hanno sempre un sapore particolare perché da un lato sono positive dal momento che si vedono facce nuove, si rivedono le facce vecchie, si vedono facce che non avresti mai più voluto vedere. Poi hanno anche degli aspetti sfortunatamente negativi, ovvero il fatto che un'amichevole estiva spesso e volentieri porta a conclusioni affrettate, porta il tifoso medio a definire un giocatore X come un brocco in base ad una singola prestazione. Ed è esattamente ciò che è successo ieri in Inter-Salisburgo o Salisburgo-Inter, che se ne voglia. Il personaggio in questione è Jan Sommer. Ok, allora facciamo un preambolo. Quella di ieri non si può definire una partita di calcio perché è più simile a una partita di pallanuoto. Mancava solamente Noè che arrivasse con l'arca e Mosè che dividesse le acque. Uno schifo, quella non è una partita di calcio, quella è uno schifo, perché tu non puoi permettere che una partita di calcio si svolga in queste condizioni, soprattutto se si tratta di un'amichevole, perché se mi si rompe un calciatore per un'amichevole del cazzo così, in mezzo al nubifragio, mi girano le palle altamente, cosa molto probabile, perché una scivolata venuta male, un intervento, una cosa, uno scivolone, un ginocchio messo male e ti giochi la stagione per giocare contro Salisburgo in mezzo ai monsoni. Torniamo però a Jan Sommer. Allora, Jan Sommer ieri ha giocato male, ieri ha fatto una papera, ok? E subito si è scatenato il merdaio. Era meglio tenerci Handanovic, niente a che vedere con Onana, era meglio Jonu Tradu, era meglio Berni, era meglio chiunque altro. Allora ragazzi, è inutile che mi veniate a scrivere su Twitter frasi del tipo beh, devi ammettere che è un downgrade rispetto a Onana, perché vi rispondo grazie al cazzo che è un downgrade rispetto ad Onana. Stiamo parlando di Onana che ha 12 anni in meno di Sommer, stiamo parlando di Onana che è un fenomeno con i piedi, stiamo parlando di Onana che vale 6 volte tanto Jan Sommer, anzi che cacchio sto dicendo, 10 volte tanto Jan Sommer, perché Onana l'hanno pagato 50 meloni e Sommer 5 più 1, quindi ragazzi il paragone non esiste, abbiamo Jan Sommer, non iniziamo da subito a rompere i maroni, a lamentarci, a buttargli valanghe di merda ad ogni singola cavolata, perché è molto meglio che le faccia adesso le cavolate nelle amichevoli estive che non durante le partite di campionato, durante le partite di coppa. Ricordiamoci sempre che Jan Sommer è arrivato l'altro ieri, è arrivato 48 ore fa, 60 ore fa. Cioè questo non ha neanche fatto a tempo ad andare in albergo, tirare una cagata, che lo hanno preso e lo hanno portato in Austria a giocare l'amichevole. Non ha nemmeno idea di come si chiamino i propri compagni di squadra. Quindi, per cortesia, ragazzi, c'è un po' di logica ogni tanto. Io capisco tutto quanto, capisco che siamo incazzati, capisco che ci hanno venduto Onana, che era il nostro gran portierone, il futuro dell'Inter, tutto quello che volete, ma adesso c'è Jan Sommer. Dobbiamo accontentarci di Jan Sommer e dobbiamo soprattutto sostenere Jan Sommer, soprattutto in questi momenti, perché psicologicamente fare una cappellata del genere alla prima partita potrebbe essere deleterio. Soprattutto se dopo la papera si scatena l'inferno, se dopo la papera su Twitter, su Instagram, su Facebook, ovunque, su YouTube lo considerano già un merdone dopo la prima partita che ha fatto, perché parliamoci chiaro, ieri non è stato solo lui a fare cazzate. Barella si è mangiato un gol davanti al portiere, il retropassaggio che gli hanno fatto era da disgraziati, quindi insomma non stiamo qui adesso a
crocefiggere Ian Sommer e a dargli la colpa di tutto. Oltretutto abbiamo anche vinto, però vabbè, quello non conta, conta la prestazione, benissimo. Ian Sommer ha giocato male, è la prima partita, ragazzi, per cortesia, che non inizi adesso tutta una trafila di un anno intero a definire Ian Sommer come una sega e a rimpiangere i portieri passati, perché se no non ne usciamo più, ragazzi, ve lo dico con il cuore in mano, non ne usciamo più. Io vi dico solo una cosa, eccelso Frattesi. Abbiamo un Frattesi che, ragazzi, è una manna dal cielo e un Sensi che io personalmente lo terrei. Io capisco che questo tira una scorreggia e si stira tutto il retto femorale o come cacchio si chiama, però ragazzi, questo quando è in forma è assolutamente un giocatore della Madonna. Quindi, boh, fate quello che volete, io uno così lo terrei. Tornando a Ian Sommer, mi raccomando, pazienza. So che nel calcio di oggi la pazienza non esiste, so che nel calcio di oggi ci vuole tutto e subito, ma ragazzi, pazienza, per Dio, perché se no lo distruggiamo psicologicamente e le cazzate non le farà solo in amichevole, ma le farà sempre. E ci tocca giocare con Audero, che, ragazzi miei, Audero è una condanna. Io ve lo dico, Audero è una sciagura. Quindi, forza Ian Sommer, non è successo niente, andrà meglio la prossima volta, hai tutte le giustificazioni del caso, per quanto mi riguarda, e spero che riguardi anche molti altri interisti in ascolto.